Marco Anguissola, consigliere di Forza Italia in zona 8, oggi proprio nel quartiere di Via Paolo Sarpi c'è una festa importante che coinvolge la comunità cinese, gli italiani, un appuntamento importante per il commercio, per la vita sociale, una bella cosa. Sì, sicuramente una bella giornata di festa in questa via dove conosciamo tutti la particolarità, vediamo tanti cittadini che hanno deciso di passare la giornata qui, di assaggiare tanti prodotti che sono ospitati in questa manifestazione che da tanto tempo viene fatta tra la zona 8, municipio 8 e la zona 1, ma che porta tutta la città in questa via, in un momento appunto di convivialità tra i cittadini della zona. Il tempo ci aiuta, è una bella domenica, è un bel momento per tutti di vivere la città e vivere anche le zone che magari vengono meno battute o meno considerate per tutti. Ora, un altro aspetto che sicuramente ha giovato alla vitalità sia economica sia di socialità di Paolo Sarpi è stata la chiusura al traffico, un intervento della giunta di centrodestra. La giunta di centrosinistra di Beppe Sala, nel solco di quella di Pisapia, sta facendo delle scelte piuttosto contestate, soprattutto per quanto riguarda l'area C. Ma sicuramente la via Paolo Sarpi, come è stata fatta dalla giunta Moratti, come la viviamo e la vediamo, ha acquisito pregio e ha permesso alla gente di aver voglia di venire a visitarla e vedere i vari negozi di ogni tipo che ci sono. La battaglia di questa giunta, come quella precedente, contro le macchine, contro la libertà di muoversi dei milanesi, è una battaglia ideologica, lo sappiamo, per far cassa. Adesso addirittura ci si attacca alle macchine a metano, che si sa che inquinano molto poco, quindi si vuole far cassa, si vuole rimpinguare le casse del comune con la solita falsa promessa di aumentare i servizi pubblici, ma è solo per disincentivare l'utilizzo del mezzo privato quando in molti casi è necessario. Penso ai residenti, penso a chi lavora, penso a chi fa delle consegne, quindi a chi ha sostituito la propria macchina prendendo un GPL o un metano, e oggi si vede di nuovo il rischio di pagare una tassa ingiusta e iniqua.